comunità è stata sconvolta da una terribile tragedia, quella che ha visto protagoniste due donne, due amiche di 32 e 42 anni, di nazionalità romena. La prima aveva deciso di togliersi la vita gettandosi sui binari all'avvicinarsi di un treno, mentre l'altra, di nazionalità domenicana e di 10 anni più grande, aveva cercato in tutti i modi di farla desistere. Tra le due si è sviluppata una colluttazione proprio a ridosso dei binari, con le donne che sono cadute sulla ferrovia e investite in pieno dal treno, che non ha dato loro scampo. Il dramma si è consumato la settimana scorsa, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Barreda, Torre la Vega, nella comunità autonoma della Cantabria, in Spagna. Per ricostruire la dinamica della tragedia, gli investigatori si sono finora avvalsi delle testimonianze di alcuni avventori di un bar vicino. Nessuno sapeva nulla, solo che stavano discutendo. Sembra che una di loro abbia avuto problemi e l'altra abbia cercato di convincerla, ma non sappiamo cosa sia successo. Sembra che fosse fortemente depressa e si volesse suicidare, l'altra ha cercato di evitarlo, ma il treno le ha investite entrambe, dice un vicino di casa nel quartiere di La Ferretera. La polizia ha visionato le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza, nelle quali si vedono le donne che combattono lungo i binari.